adesso. Veronica Zanon, anche lei un nullo al primo. Stavolta attenzione, c'è l'applauso, ma c'è ancora bandiera rossa. Di un niente, il giudice che indica dove è stato lasciato il segno. Veronica non sembra convinta, fa buon viso. Medaglie per l'Italia alle Olimpiadi invernali. Bene così. Adesso Veronica Zanon. Attenzione a due nulli, la ragazza della Fiamme Oro, e deve cercare un salto che la porti in finale. Regala tanta pedana, quindi salto in sicurezza, salto dalle parti dei 6 metri. Sembra stare benino Veronica Zanon. Quest'anno ha saltato a 6,13, questo era sicuramente un salto che valeva di più, ha saltato fuori dal bianco. Per non rischiare niente, ci sono ancora 3 salti di finale per lei, ci saranno. Grazie a questo salto vicino ai 6 metri, saranno fra i 5,90 e i 6 metri. Adesso vediamo la misurazione ufficiale per la ragazza cresciuta prima la Visabano, 6,01. Ed è la prima a salire sopra i 6 metri. Poi alla Sindustria Sport Padova, adesso Fiamme Oro, la settimana scorsa. Perché specialista del triplo, vedremo domani nel triplo naturalmente. Stavolta pedana migliore e ampiamente sopra i 6 metri. Sembra moderatamente soddisfatta, ragazza dell'Ormi Team, Fiamme Oro Padova. 6,24 e va in testa, supera la rissa di Apichino. Vediamo se stuzzica la rissa a cercare, con ancora forse mancano i botte finali attesi. Stavolta è nullo, ampiamente nullo, era un buon salto per la verità per Veronica, che adesso va a controllare quanto sia nullo. Veronica un bel po', probabilmente entrata un po' più forte, forza un po' più lunga. Veronica Zanon prova a riprendersi l'argento, deve saltare più lungo di 6,28 o almeno 6,28, sarebbe lungo ma è nullo. Rimane terzo, 6,24 Veronica Zanon, superata dalla corregionale Arianna Battistella, vicentina Battistella, padovana la Zanon. E adesso fiorentina invece Veronica Zanon nel triplo, primo salto di gara per lei. La rincorsa di Veronica, salto in sicurezza, regala tutto il bianco della pedana e anche qualcosina di più. Per adesso in testa c'è il 12,18 di Federica Ottoveggio, ma questo è più lungo. In teoria le altre lottano per il secondo posto, ha quasi un metro di vantaggio come accredito Veronica Zanon. Salto dalle parti dei 13 metri. Parla con l'allenatore Ormi Team, quello di Veronica Zanon. 13,01 per l'apertura di Veronica. Terzo salto per la ragazza delle Fiamme Oro. 13,01 è un nullo, stavolta il salto è valido, è lungo, brava Veronica, un gesto non so se di stizza o di sollievo o entrambi, tanto potrebbe essere, anzi sicuramente la miglior prestazione italiana dell'anno, non lo andiamo a vedere. La misurazione, ricordiamo lo scorso anno 13,40, due anni fa 13,65 del primato italiano juniores,
13.40, mette là qualche altro centimetro, qualche altro consiglio per andare più lontano. Ci sono ancora tre salti. Con questo 13.40 diamo la rincorsa di Veronica, lanciatissima, ha fatto anche un buon 60 in settimana a Padova, salto discreto, perde qualcosina durante i balzi di assetto, le costa sicuramente qualche centimetro. Siamo dalle parti del 13.40 di prima, forse qualcosina di meno. Fra poco misura ufficiale e poi il salto di Apieroni. 13.38, che occhio. Ormitim inquadrato, Veronica Zanon. Magari un acuto non farebbe male, superare magari il suo personale a 13.65. Non semplice, ma possibile per una testa del calibro di Veronica. Sente il nullo e infatti non chiude. Comincia l'ultimo turno i salti, mentre giudici discutono con le atlete per lo spareggio. Parte la rincorsa di Veronica Zanon, eccola prontamente inquadrata. Se l'ultimo salto un po' tesa, infatti è nullo, era molto lungo, peccato è il nullo. Appuntamento Veronica agli assoluti, dove sarà una bella... Ho visto il giudice mettere il misuratore, forse per capire dove ha saltato Zanon. Veronica, appuntamento agli assoluti, sarà una gran bella gara di triplo